Sweet Meat, buonasera, ecco finalmente ci risiamo. Buonasera Simona. Buonasera a te. Sweet Meat mi è mancato, devo dire, perché sarà stato almeno un mese che io non venivo. Per me era troppo. È da un po'. Enzo invece ne approfitta, viene spesso a pranzo. Sempre a pranzo, sì, ci viene a trovare spesso. No. E quindi, tu perché non ci vieni a trovare a pranzo? È che lui è più vicino, quindi insomma, vabbè, diciamo che facciamo spostamenti diversi il giorno, però... Hai ragione, io devo recuperare. Eh sì, ci vieni a trovare anche tu, quando puoi. Anche perché la ristorazione qui è ottima e soprattutto la location. Infatti una cosa che a me preme sempre dire dello Sweet Meat, feste private, mi raccomando. Sì, noi siamo disponibili sempre per feste private, comunioni, feste di compleanno, anniversari. Qualunque tipo di festa noi siamo pronti ad ospitarli. Come direbbe anche Enzo, i divorzi, insomma tutto. Magari no, magari no, più feste felici. Vabbè, anche chi è felice. Purtroppo sì, all'ordine del giorno. Esatto, vabbè, l'importante io dico essere felice, ma soprattutto essere felice perché si viene allo Sweet Meat. Questa prima di grazie, tutto. Grazie, ci fa piacere. Io sicuramente lo sono. Ricordiamo anche dove siamo. Noi siamo adiacenti al The Space Cinema, quindi vicino allo stadio Arechi. C'è tanto parcheggio, per cui non ci sono problemi rispetto a questo, che è un problema importante qui a Salerno. Esatto. Invece qui non lo abbiamo. Visto che siamo in tema per l'appunto di feste private, ti chiedo anche l'infoline, anche se poi nell'arco di tutta la serata lo vedrete sicuramente scorrere in sovraimpressione. L'infoline è 089 93 55 103, o altrimenti ci trovate sulla nostra pagina Facebook. Perfetto, così li potranno avere maggiori informazioni. Naturalmente voi adesso direte: scusa, ma è da un po' che state parlando di Sweet Meat, ma questa sera cosa c'è? Questa sera ospitiamo una bellissima serata tango organizzata dall'associazione Sweet Tango Club, che è un'associazione proprio con cui noi ci siamo uniti e che ci vengono a trovare ogni 15 giorni più o meno, e quindi dedichiamo loro questa serata rispetto al tema del tango. Esatto, ci abbiamo il presidente Antonio Vecchio che vi spiegherà meglio tutto l'argomento tanghero, del quale noi insomma, almeno io non sono ben... Non è sicuramente il mio argomento, quindi vi spiegherà bene lui, e poi dopo ci rivediamo con Michele e abbiamo una programmazione che... Preparati, perché la programmazione dello Sweet Meat, ragazzi, è infinita e ancora non è arrivata l'estate, ancora non è estate piena. Infatti, e ci saranno ancora delle sorprese che stiamo preparando, ma le lasciamo in segreto. In segreto. Così vedremo poi di svelarle man mano. Sweet Meat questa sera anche in veste tanghera. Thank you.
despierto y su después. Quiero al sol, su buena gente, su dignidad. Siento el sol como tu cuerpo en la intimidad. Sweet Meat, e quindi naturalmente io intervisto proprio il presidente, il nostro Mr. President dello Sweet Tango Club, dico bene? Sì. Che tra l'altro naturalmente Antonio Vecchio, lo presentiamo, tra l'altro praticamente prende questo nome Sweet Tango Club proprio perché concretizzate questa associazione, questo club proprio qui allo Sweet Meat, dico bene? Esatto, esatto, sono delle attività che stiamo cominciando a svolgere qui da qualche mese. Il locale è lo Sweet Meat Café, qui nella zona del Stadio Arechi, a fianco al cinema multisala. Esatto, quindi insomma nasce quest'idea con i ragazzi e poi di quest'idea ne raccogliamo adesso i frutti, perché la domenica ci incontriamo qui per ballare il tango. Tra l'altro ti devo dire, il tango è un ballo del quale magari, non so, anche televisivamente noi ne parliamo poco, ma in realtà c'è una bella nicchia molto grande ormai. Esatto, è un ballo che ha preso moltissimo piede già. Assolutamente, a Tarengo, cioè a Salerno, ma poi tutta la Campania c'è un movimento di tango incredibile che appassiona di centinaia di persone di tutte le età, quindi dai ventenni ai sessantenni, che si riuniscono periodicamente in questi eventi che si chiamano milonghe, dove appunto essenzialmente ci si incontra, si balla, si sta insieme, si socializza. Esatto, si socializza, anche perché il tango io lo definirei quasi un ballo senza tempo, perché esatto, è il ballo di sempre, cioè saranno millenni che c'è il tango. Esatto, forse. Ma il tango è un ballo popolare, ha delle radici popolari molto radicate in Argentina, noi qui in Italia è un tango si sta diffondendo moltissimo negli ultimi anni, e il bello è proprio quello che unisce persone di generazioni diverse, di culture diverse. Stasera tra l'altro avremo una cosa molto particolare, perché festeggeremo anche un compleanno di un ragazzo pakistano che viene di colore, che viene qui, festeggeremo il suo compleanno, gli faremo una torta, una sorpresa per lui. Che bello, che carino, insomma, questa è a dimostrazione del fatto che veramente non ha età e soprattutto non ha razza il tango. Altra particolarità delle vostre serate, delle vostre domeniche tanghere qui allo Sweet Meat, è anche il fatto che ci sia una sarta che ti fa i vestiti su misura al momento, spiegami meglio. Abbiamo una persona che è qui, che svolge questo servizio, che si chiama Tanda e Cortina,
che appunto durante la serata propone degli abiti su misura per le donne che sono presenti durante la serata e che possono indossare questi abiti all'occorrenza, eventualmente anche acquistarli, ma non è un obbligo. Ed è carino perché poi questa cosa, voglio dire, avviene, come dire, in evoluzione durante la serata. Quindi insomma, per dire, noi non ci accontentiamo, vogliamo il tango, vogliamo essere in una location d'eccellenza, ma vogliamo anche dare questa chicca, questa novità. Antonio, tu mi dicevi che a settembre addirittura cominceremo qui i corsi. Sì, a settembre inizieranno dei corsi, sono state fatte già delle prime lezioni di prova e quindi verranno fatti dei corsi che prevedono appunto una lezione con quindi due appuntamenti settimanali periodici per tutti quelli che vorranno appunto iscriversi. Quindi ricordatevi, a settembre inizia questa attività di formazione sul tango argentino. Nel frattempo noi ci incontriamo qui ogni 15 giorni di domenica. 15 giorni di la domenica. Okay. E chi però vuole avere maggiori informazioni, vuole contattarvi? Può contattarci, vabbè, o su Facebook c'è un sito apposito dello Sweet Meat Café, oppure c'è una pagina dedicata allo Sweet Tango Club, oppure vuol venire fisicamente qui e chiedere informazioni al banco, alla esatto, direzione. Anche perché lo Sweet Meat è aperto praticamente sempre tutto il giorno. Vedo che c'è anche una postazione stasera ci sarà un gruppo molto interessante sono dei musicisti napoletani che presenteranno dei classici napoletani riadattati e arrangiati per musicalità e sonorità di tango argentino, quindi insomma anche il tango live, potremmo dire. Grazie mille e godiamoci ancora un altro po' di tango argentino.
Michele, allora questa serata di tango veramente posso dire un successo, anche perché io non sono molto informata sulle serate tanghere e questa per me è stata anche una bella rivelazione, riusciti a stupirmi, complimenti. Beh, noi facciamo innanzitutto buonasera a tutti, noi facciamo una programmazione che è abbastanza ampia, per cui diamo ampio respiro a tutte quelle che possono essere le attrazioni delle serate. Con il tango, quindi con Antonio Vecchio e con lo Sweet Tango Club è partito un progetto, abbiamo creato qui un'associazione e abbiamo una programmazione che ogni due settimane ci dà la possibilità di fare una serata sia con un musicalizzatore, quello che è comunemente un DJ, sia con un gruppo di musica dal vivo, per cui ci sono delle atmosfere che sono particolari. Il tango in sé è un ballo molto personale, sensuale, quindi creiamo questo discorso sempre nell'ambito dello Sweet Meet. Ma tu hai deciso di iniziare a ballare il tango? Ma in verità ci ho provato un paio di volte. La tua moglie ha detto no, lo ballo con qualcun altro. Sto scherzando. No, io solo io sono un po' forse impedito. Ci ho provato un paio di volte ma non è andata proprio bene. Devi lasciarti un po' andare, secondo me. Sì. Quello è il punto, è il segreto. Vabbè, abbiamo un'estate intera e poi un progetto di parte all'inverno, per cui ho il tempo per fare quindi questo. Quindi c'è tempo, dai. Mal che vada vuol dire che a settembre comincerai i corsi. Comunque Sweet Meet, sempre grandi novità, tra cui soprattutto il tango, che è una cosa della quale tra l'altro non so, a Salerno non so quanti posti facciano serate di tango, ma sicuramente lo Sweet Meet è uno di quelli e questa è una cosa carina, insomma, perché è un bel ballo di nicchia ed è importante anche che ci siano dei bei punti di riferimento che lo facciano e non che lo facciano alla buona, ma che lo facciano in un certo modo. Noi lo facciamo in modo professionale, con dei professionisti e in una location sicuramente d'eccezione. Quindi allora noi lo facciamo, allora a Salerno ci sono tante diverse situazioni analoghe. Noi abbracciamo due progetti, quello del tango classico e quello che poi è quello di questa sera, si chiama Milonga Irriverente, quindi un tango che non è così formale come il tango, per cui abbracciamo due tipologie di spettacolo, due tipologie di clientela. Chi ha il rigore del tango classico tradizionale e chi invece si sposta un pochino oltre e fa qualcosa di più personalizzato. E andiamo avanti, non soltanto la domenica tanghera, altri appuntamenti fissi che vogliamo ricordare, quelli dello Sweet Meet? Allora, gli appuntamenti sono grosso modo, partiamo con il mercoledì con dei tornei di burraco, il giovedì abbiamo la serata che è karaoke, balli di gruppo e un po' di disco, e poi arriviamo al venerdì o al sabato con delle serate a tema che riguardano sempre intrattenimento, quindi discoteca con dei menu particolari, e la domenica poi con il tango. L'estate alle porte, pensiamo anche di cominciare a fare qualcosa come happy hour, come aperitivo, sempre con DJ set, per cui le novità saranno tante, siamo in continua evoluzione, pensiamo, lavoriamo, insomma, le cose. Siamo nati da poco e siamo già in un'evoluzione costante, continuamente noi riusciamo a regalarvi delle novità, noi abbiamo una mente che è in costante evoluzione. Sì, sì, siamo piccoli però insomma studiamo ci tanto, piace essere ci grandi. Piace programmare per provare a crescere, che poi l'ambito non è facile ma ce la mettiamo tutte, sia dal punto di vista delle idee che poi da quello dei contenuti che vengono fuori da ogni serata. Sweet Meet, che è tanto al chiuso quanto all'aperto, perché noi abbiamo comunque una terrazza enorme che proprio gira intorno, fa da cornice allo Sweet Meet, quindi insomma anche questa possibilità, noi apriamo e siamo freschi, quindi non ci dobbiamo preoccupare del fatto che faccia caldo perché è arrivata l'estate. E ricordiamo anche la ristorazione, la colazione. Allora, noi in effetti siamo tra i pochi locali che, soprattutto in questo periodo in cui non sono ancora ben definite le stagioni, diamo un'alternativa, questa sia all'interno che all'esterno. Per cui poi per l'estate sicuramente, tempo permettendo, potenzieremo molto quelle che sono le attività attrattive all'esterno, soprattutto con aperitivi, serate musicali. Per il resto siamo sempre qui, partiamo alle 7 del mattino con la classica colazione, aperitivo, pranzo, sia business lunch a 7,90, quindi primo, secondo con contorno ed acqua, sia il tea lunch a 10 euro con dei ingredienti un po' più particolari, soprattutto per chi in effetti è alla vigilia della prova costume, per cui ha bisogno di avere un'alimentazione un attimino più controllata. Lo stesso primo, secondo con contorno e bibita a 10 euro, dei piatti unici, delle insalate, abbiamo un menù di insalate che è abbastanza variegato. Poi riprendiamo con il pomeriggio, bar, aperitivo e le classiche serate. Per cui siamo qui dalle 7 del mattino a non si sa quando e a lavorare sempre, dando sicuramente delle alternative a quella che è la clientela.
E poi Forza Salernitana! Vabbè, adesso ci siamo, veniamo da una grandissima vittoria, insomma noi contavamo tutti, chiaramente siamo di Salerno, tutti tifosi, più che sportivi, contavamo in una vittoria, è stata una vittoria veramente importante, 4-1. Adesso l'8 mercoledì ci aspetta il ritorno, per cui la strada già è abbastanza in discesa. Noi abbiamo pensato di fare qualcosa anche per tutti i tifosi, per dare anche noi, purtroppo noi siamo qui a lavorare, non possiamo essere allo stadio a dare il nostro contributo. Pensiamo di dare un contributo ai tifosi facendo delle offerte particolari, dei menù, anche per, facendo gli sconti fino al 50% sul bar, per cercare anche noi di dare un piccolo contributo a quella che è la causa Granata, perché dobbiamo stare qui a lavorare, non possiamo essere lì a sbracciarci a gridare. Esatto. E poi ancora io vorrei ricordare che noi abbiamo una saletta, dico bene, che è in associazione con... Una saletta qui anche per i giocatori. Sì, noi abbiamo chiaramente una sala betting dove ci sono betting, ecco, non mi veniva il termine. Betting dove ci sono delle postazioni su cui possiamo dare possibilità ai clienti di giocare allo scommessa nell'ambito dello sport. Ora i campionati sono finiti, lo diciamo per quello che poi sarà l'inizio per agosto, per i nuovi campionati, ma oltre a questo poi abbiamo una sala slot che andremo anche a implementare perché abbiamo visto che soprattutto in questo periodo è molto richiesta. Per cui diciamo anche in questo ambito cerchiamo di dare un'alternativa ai clienti. Siamo praticamente a pochi mesi di vita e già abbiamo preso 20 minuti di intervista soltanto per elencare tutte le infinità di cose che fa lo Sweet Meat, figuriamoci andando avanti che cosa ancora deve accadere. Beh, poi mi aspetto da voi un servizio in esclusiva per noi, perché una poi puntata intera. Una puntata intera, anche perché abbiamo, soprattutto per l'estate, non posso svelare adesso, una programmazione folta che tocca insomma spettacolo, e la metto così, insomma in modo abbastanza vago perché non voglio svelare niente, e delle serate musicali molto particolari. Ci fermiamo qui perché non posso dire altro, tra un paio di settimane abbiamo la nostra programmazione ufficiale per quanto riguarda questa tipologia di intrattenimento e poi ci rivedremo, là magari dovrò parlare qualcosina in più. Bene, allora ci rivediamo molto tanti. Presto. Noi vabbè, vuol dire che ci organizziamo per avere tutto il tempo necessario. Ragazzi, voi mettetevi lì pazientemente e ascoltateci. Sweet Meat ha sempre molte cose da dire, ma soprattutto molte cose da fare. Quindi secondo me fanno prima se vengono e si divertono con noi. Io li inviterei almeno una volta per capire quello che è il tipo di intrattenimento, di offerta che noi possiamo dare ai clienti. Poi se siamo stati bravi, sono stati contenti, ritorneranno. E allora metteteci alla prova, Sweet Meat.